Vincenzo Perrotta torna a Partenico per presentare la sua prima da regista come film. Beh, sì, è un grande onore per me stare qui insieme a questi amici e grandi artisti, ed è un'emozione particolare perché è il luogo dove sono cresciuto, per cui sì, è una grande emozione. Anche se molto spesso si dice nemo proprio tempati. No, ma C'è un Partenico caloroso abbraccio, abbiamo visto da parte di Partenico, sempre mi ha amato, quindi per me questa non vale questa massima. no? Ma lei è maggiorenne, possiamo parlare davanti a È assolutamente maggiorenne. ho capito. Come Quindi dice qualcuno, è piccola ma tosta, potente. potente. Se non ho capito male, i soldi li avete cacciato voi per fare No, i il soldi li ha messi la RAI. Ha messi la RAI e poi ci sono delle agevolazioni di tax credit, insomma, e altre cose. E noi ci siamo occupati della produzione, della scrittura insieme a Vincenzo ed Ignazio Rosato di questo film che da subito, come dire, ci ha coinvolto, ci siamo innamorati e siamo convinti che ci darà ancora tante soddisfazioni. È stato presentato al Festival di Venezia con grande, diciamo, accoglienza da parte della critica. Lui ha È comprato le stato mensole. Ha comprato le mensole, certo, è stato un film che ha ricevuto proprio il film rivelazione dell'anno a Venezia. È stato presentato a un festival importante in Estonia, in concorso questa volta, e ha vinto il premio della critica. E appunto ancora ne verranno. Infatti, io ho detto compra le mensole perché riceverà tanti premi. Diciamolo piano, ma salvo lavorare con Vincenzo, no, Male, ragazzi, io mi immagino, non a lo so. parte il fatto che la mattina è pronta in 5 minuti perché manco si fa lo shampoo, quindi è velocissimo. E io invece, come sapete, che di solito nei film, cioè, mi devo fare lo shampoo, e quindi questa è una cosa che gli invidio. Però avete risparmiato sul make-up artist. Abbiamo risparmiato, no, perché c'era più cipria, ci voleva più cipria. Ho capito. Tu ti fai spaccare le ossa nel film, no? Non lo riveliamo, non lo non riveliamo, lo no sappiamo. spoiler, però consiglio a tutti, insomma, di andare a vedere il film, quindi accorrete al cinema. Tutto siciliano. Tutto in dialetto siciliano, però ci sono i sottotitoli, per cui tu lo puoi capire, basta che leggi tu, così lo capisci pure. Ho sentito parlare che avete aperto, che è questa casa cinematografica. Esiste la Trump Limited, ma da un bel po'. Che significa, scusa? Trump Limited è della nostra società. Chi se lo vesti così in inglese? Perché per essere siciliani bisogna essere internazionali, Ho capito? capito. Quindi. È una società che si occupa di produrre grossi film, come possono essere film che poi girano l'Italia e anche nel mondo, ma anche piccole situazioni, i cosiddetti film indipendenti. Quindi spaziamo e diamo la possibilità a chi ha una storia da raccontare di raccontarla. Per concludere, Vincenzo, questa tua prima esperienza com'è? Faticosa, ma entusiasmante, anche perché l'ho condivisa con splendidi compagni di viaggio, sia nel Facciamo un po' di nome, dai. Ho sentito pure che c'è pure Cipri. Daniele Cipri, direttore della fotografia, poi nel cast, oltre a Selene Caramazza, ci sono Luigi Locascio, Filippo Luna, Giovanni Calcagno, Ninni Bruschetta. Noi no, io e Valentino non ci Ma siamo perché non vorrei che la hanno gente poi capisse, dice ci sono No, figatricone, non ci non ci siamo, no, è un sono, film non ci bellissimo sono per, ugualmente, non ci anzi. sono perché loro hanno scritto insieme a me talmente bene, mi hanno dato talmente tanti consigli. Quando ho fatto il cast, loro si sono presentati e io non li ho presi. Tu te lo ricordi per chiudere in siciliano la nostra virgola, il nostro intercalare, visto che non ci siete nel film, com'è? No, non saprei. Io sono di qui. Chiudo io nel Palmina Podo, virgola, minchia. Tutte non le posso fare, ragazzi. Quindi facciamo quelle di Un gruppo. euro a poto. Anche 50 centesimi, Ah, anche di preferenza 20, pure buono, anche 10. Dov'è? Lui dov'è? L'altro No, dov'è? ancora non lo so, non siamo ancora. Una foto. A mano, ma Scusate, che cazzo di San Valentino? Una foto. Avvicina, che ho vicino. E allora, partiamo da capo. Ma ti hanno spaccato le ossa? A me no, però nel film si spaccano ossa, si spaccano ossa per prendere le assicurazioni. E Vincenzo ha fatto un film veramente molto Ma sai interessante. una cosa, che parlando proprio con Vincenzo, che sai che è il nostro compaesano, quindi Certo.
nemmeno sapeva che, a parte il fatto che oggi c'è la notizia dei 400 rinviati a giudizio per proprio per spaccare le ossa, 12 di questi erano partenicesi, sono partenicesi e sono ancora in galera. Ah, io non lo sapevo. Io mi sono affidato alla cronaca, alla storia che Vincenzo mi ha raccontato. L'operazione Tantalo di qualche anno fa. Ecco. E quindi ero documentato, ma su Tantalo. Visto che tra poco lo vediamo, ci anticipi qualcosa. No, non posso dire come va a finire. Tutte e due, chi è che per rompere le ossa? Nessuno. Nessuno. Il finale è sempre buono? Il finale, insomma, vedetelo, non spoileriamo, come si dice. E lui dove l'hai perso? Non lo so. L'avranno fermato prima i carabinieri. Se vuoi solo, hai le ossa spaccate? No, io tutte sane. E allora incominciamo da capo. Ecco, guarda la telecamera. Si stanno facendo la foto, sono 50 centesimi, 1 euro, quanto prende? Io ho 5 euro. 5 euro. E allora, partiamo da capo. Raccontaci questo film. Conoscevi Vincenzo da tempo? Vincenzo non lo conosco. Ci tengo a dire che io Vincenzo non lo conosco, perché queste rimangono tracce poi che sì, io lo conosco, quindi è meglio carico con non conosco. No, io Vincenzo non lo conosco, l'ho conosciuto nel film, l'ho visto nel film, non l'ho mai incontrato di presenza. Senti, ecco. E nel film ti spaccava l'ossa? No, nel film a me no, perché io nel film non ci sono, quindi non venite al cinema per vedere noi, perché non ci sono, andate al cinema per vedere spacca ossa. Ho capito. E poi hai qualcosa da dichiarare? No, niente. Impronta digitale? No, niente. No. Mai avuta le impronte digitali, ma no. Non tiene nemmeno i vice cancellare. E cioè, il finale è buono, tinto, come se... No, non finisce. Non a un certo punto poi si interrompe la pellicola e finiscite. Sì. Però non lo diciamo a nessuno. No. Sai che ci sono pure 12 partenicesi che si sono fatti spaccare le ossa? No, non lo sapevo. Ma mica cos'è? Io sono un saggio che ti posso dire, non lo so. E allora, saluta i nostri un saluto ai vostri telespettatori che sono anche i nostri. E sono tutti qua, guarda che un casino. Penso di più, spero di più, perché certo, se no calcio nel centro. Guarda da questo lato. Vedi, anche di più.